Amici 22, anticipazioni ultimo speciale, fuori Niveo Benedetta, maglia oro per gli altri. Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda dell'ultimo speciale di Amici, l'appuntamento che precede l'inizio della fase serale. La puntata in questione è stata registrata una settimana fa, quindi si sa già che Niveo e Benedetta sono stati eliminati e che gli altri 15 titolari hanno ottenuto la maglia oro. Sabato 18 marzo partirà il prime time del talent show, già ufficializzata la commissione esterna con Giofre, Malgioglio e Bravi. Domani, domenica 12 marzo, sarà trasmessa su Canale 5 la 23esima puntata di Amici, a 6 giorni dall'inizio del serale. Dunque, i telespettatori assisteranno all'assegnazione delle maglie oro e alle ultime eliminazioni della fase pomeridiana. Le anticipazioni che circolano in rete da una settimana, lo speciale in questione è stato registrato il 3 marzo scorso. Fanno sapere che tutti gli allievi della scuola hanno rischiato di non rientrare nel cast del prime time. A sorpresa, infatti, la produzione ha deciso di ritirare tutti i pass che i professori hanno consegnato, 10 titolari avevano già la certezza di partecipare alla prima puntata serale, e ripartire da zero, nel corso del prossimo appuntamento. Dunque, la commissione interna sceglierà i 15 talenti che da sabato 18 si esibiranno sul palco davanti ad una giuria d'eccezione. I 17 allievi che sono riusciti ad arrivare all'ultimo speciale, dunque, il 12 marzo si sono esibiti davanti ai professori per convincerli che meritano il serale, chi ha ottenuto la media dell'8, ha conquistato la maglia oro. I talenti della scuola di Amici si sono sfidati in 4 round diversi, al termine dei quali è stato completato il cast che da sabato prossimo animerà il prime time. La produzione ha fissato a 15 il numero massimo di pass che i docenti potevano consegnare. Ad essere eliminati, dunque, sono stati un cantante e una ballerina, Niveo, che in settimana ha protestato per il breve esame di Zerbi, e Benedetta, che però è rimasta in casetta su richiesta di Maria De Filippi. La presentatrice ha proposto alla giovane danzatrice di diventare una professionista e di fare i passi a due di latinoamericano con Mattia al serale, vivendo sotto lo stesso tetto. I due potranno ballare insieme e non separati da un plexiglass come prevedono le norme anti-Covid del programma. A partire da lunedì 13 marzo, dunque, i team saranno incentrati sul serale e su quello che accadrà nella prima puntata, i telespettatori. Ad esempio, ancora non conoscono gli accoppiamenti tra i professori e, di conseguenza, da chi sono composte le 3 squadre in gara. Qualora non dovessero esserci variazioni rispetto alla scorsa edizione, l'unico duo inedito sarà quello Arisa e Manuello, i fan pensano che Maria De Filippi potrebbe riconfermare le coppie Cerbi Celentano e Cuccarini Todaro visto il successo che hanno riscosso un anno fa. In base a come saranno associati i docenti di canto e ballo, inoltre, verranno fuori i team che dal 18 marzo si sfideranno sul palco del serale, a decidere i vincitori di ogni manche, sarà la giuria esterna. Qualche giorno fa, gli addetti ai lavori hanno svelato i nomi dei 3 personaggi famosi che in questa edizione prenderanno il posto che per 2 anni consecutivi è stato di Stefano De Martino. Stasce ed Emanuele Filiberto di Savoia, i nuovi giudici di Amici sono Giuseppe Giofre, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Ancora incerti gli ospiti e le prove che i ragazzi saranno chiamati ad affrontare all'esordio, tutte queste informazioni trapeleranno al termine della registrazione prevista per giovedì 16 marzo. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.